Buonasera, buonasera e benvenuti alla diretta di stasera con un ospite eccezionale che è il professor Michele Colaianni che ci parlerà appunto della cyber security con cui parleremo di temi di strettissima attualità come ad esempio la nuova app di tracing e tutti i problemi connessi a questa massiccia digitalizzazione che in realtà è un'ottima notizia. Ecco qui. Buonasera Michele. Ciao, ci diamo del lei? Ok. No, diamoci del tu, dai. Sappiamo tutti che ci conosciamo da anni. È stato uno dei miei maestri, da giornalista, diciamo, una delle persone che consultavo e consulto spesso quando ci troviamo a ricevere delle notizie così su ambiti complessi come la cyber security e non sappiamo in quel momento in che direzione prendere. Bisogna anche confessare che non è facile, nonostante ore e ore di studio, essere competenti su tutto. Vero, vero anche per noi. Bisogna studiare continuamente, è una materia che evolve in continuazione. Una delle cose belle e brutte. Esatto, belle e brutte sono anche le cose che ci sono in questo periodo nel digitale. Diciamo che a fronte di un periodo difficilissimo e di questa pandemia, però c'è una notizia positiva nella spinta alla digitalizzazione che è stata data appunto proprio dal lockdown, cioè dalla necessità di essere chiusi in casa, a questo ambito che continuava a stentare a decollare nel nostro paese. Eh sì, è proprio così, era una cosa distopica terribile perché noi siamo la seconda manifattura europea, il terzo paese per PIL, siamo il terzultimo su 27 paesi per quanto riguarda l'indice di digitalizzazione. Quindi questa è una cosa drammatica, soprattutto in un contesto in cui con l'industria 4.0 anche le industrie devono digitalizzarsi. Quindi il rischio è di non garantire più quel secondo posto per quanto riguarda la manifattura, perché anche la manifattura si deve digitalizzare moltissimo. Purtroppo, questo devo dire, è stato l'unico elemento positivo, quello che di cui ci siamo resi conti come paese, come azienda, come politica, della strategicità di tutto ciò che è infrastrutturale. E in qualche modo io. Senza dubbio metto al primo posto i medici per quanto riguarda i ringraziamenti, ma a me dobbiamo dire che dal punto di vista anche delle telecomunicazioni il paese ha retto un picco che non era prevedibile in questi tempi. C'è stato un momento in cui si è temuto che cadesse la Sì, rete, è però ha vero. retto. Ha retto, Diciamo che. però questo è importante perché poi magari ne riparliamo. Ha retto anche perché i grandi provider, alla Google, alla Netflix, hanno abbassato il livello di qualità dei loro video, quindi hanno diminuito proprio in maniera generosa nei confronti degli altri paesi la loro qualità dei video per consentire più larga banda ai privati. Interessante aspetto anche questo. Ecco, questo però anche quando il lockdown finirà, io non credo che tante persone lasceranno, grazie, diciamo, sarebbe una cosa positiva se questo non avvenisse, infatti non lasceranno l'ambito digitale, l'utilizzo. Quindi come faremo a tenere sia la qualità che questo massiccio, diciamo così, utilizzo della rete? Arriverà il 5G? Sì, il 5G arriverà e servirà per alcune cose, ma il 5G non rimpiazza le generazioni precedenti, no? Sembra che adesso col 5G si faccia tutto e fino ad ora non abbiamo potuto fare niente. Ricordiamoci che abbiamo il 2G, il 3G, il 4G che continua a funzionare, quindi il 5G si aggiungerà a tutti gli altri protocolli, consentendoci senza dubbio una banda più larga, una medicina smart, delle città smart, automotive, cioè ci saranno tutte nuove applicazioni, ma diciamo, il core rimarrà. Il core rimarrà e ricordiamoci sempre che tutta la parte wireless, tutta la parte di antenne, poi alla fine va a finire sui cavi, quindi sui cavi bisogna investire, continuare a investire. Insomma, questa polemica un po' Open Fiber Team, speriamo che venga a trovare una soluzione anche politica forte. Sì, Ecco. il 6G arriverà fra 10 anni. Il 6G arriverà fra 10 anni. Ogni 10 anni facciamo un più uno.
Un upgrade. Sì, un upgrade. Esatto. Allora, cominciamo proprio dal 5G, quindi. C'è stata una polemica fortissima che è durata per mesi sul 5G, legata comunque al fatto appunto che tutta la NATO, diciamo così, e soprattutto gli Stati Uniti vedevano con diffidenza questa tecnologia in quanto dominata dalla Cina. Poi a un certo punto però l'Italia, la nostra intelligence, ha scelto invece di adottarla. Ci sono stati poi vari cambiamenti di rotta anche in tutta Europa. A che punto siamo adesso con questa emergenza? Allora, il problema è sempre il solito. Bisogna guardare le cose a lungo termine. Allora, che il 5G fosse predominio delle aziende cinesi dopo che noi, aziende europee con la Ericsson e con la Nokia, abbiamo in qualche modo trainato questa tecnologia per quanto riguarda i G minori. Ecco, questa è una cosa da chiedersi, questa è una cosa: perché abbiamo lasciato come proprio mondo occidentale questo predominio tecnologico ad altri? Perché non abbiamo seguito, perché non sappiamo fare più le stesse cose con quei prezzi, con quella qualità? Ecco, questo è un problema che io mi porrei in generale. Come andrà a finire il 5G? Non è soltanto un aspetto tecnologico, un aspetto politico, un aspetto di intelligence. In alcuni paesi l'hanno accettato, ma non l'hanno accettato in certe aree. Noi cerchiamo di dire sì, lo accettiamo, ma dobbiamo verificare. Allora, di queste tecnologie purtroppo o ti fidi o non ti fidi, no? Io dico sempre, non è che ti puoi sposare con una donna di cui non ti fidi e poi assumere un investigatore privato. Se ti sposi, ti sposi. E quindi ti devi fidare, anche perché se ti vuole in qualche modo tradire dal punto di vista tecnologico, ha mille modi per farlo. È molto difficile garantire che non ci siano vulnerabilità. È anche un aspetto assolutamente politico di cui assumersi della responsabilità. Non è nei cittadini, spetta alla politica, al governo, al Parlamento prendere certe decisioni, senza dubbio. Ma per esempio piattaforme come quella che stiamo utilizzando con il 5G funzioneranno solo meglio o proprio diversamente? Ecco, questo se vuoi è l'aspetto più interessante della tecnologia, questo aspetto più interessante. Con la tecnologia siamo andati molto avanti, adesso serve la fantasia, no? Ok, abbiamo tutte queste tecnologie, ma adesso che ci facciamo? No? Penso sempre a un Leonardo che aveva tantissima fantasia e non aveva la tecnologia che gli stesse dietro, e invece noi adesso siamo in una situazione opposta. Con la tecnologia possiamo fare veramente qualsiasi cosa, anche con questo 5G, con tutto ciò che è smart, possiamo fare qualsiasi cosa, ma la vera domanda è, bene, adesso che ci facciamo? Ecco perché bisogna investire sull'innovazione, su cercare nuove menti, giovani. Ecco, all'estero, già in California, si fanno ormai gruppi di ventenni per cercare queste idee, perché noi siamo ormai obsoleti, noi facciamo tecnologia, ma che cosa ci si può fare? Lo chiedono direttamente ai ventenni o anche ai più giovani, e questo è un po' un aspetto su cui noi potremo molto lavorare, perché non è retorica, i nostri ragazzi sono molto più fantasiosi, diciamo, di tanti altri paesi. Allora, abbiamo assistito, molti non comprendendole, nel senso che bisogna studiare parecchio, anche io ho dovuto dedicare almeno un paio d'ore al giorno allo studio di queste applicazioni di contact tracing, quindi di tracciabilità, e oggi si è addivenuti a una conclusione per l'Italia che è opposta per esempio a quella in cui oggi stesso si è addivenuti in Inghilterra. A che punto siamo? Come funzionerà questa app Immuni? Allora, io ti rispondo per oggi, domani mi rinterrogo e ti darò un'altra risposta, e fra una settimana ancora un'altra risposta. Abbiamo parlato del bene della tecnologia, fammi fare un discorso un po' più ampio. Però bisogna sempre capire che la tecnologia è e rimarrà al nostro servizio, non è la tecnologia che traina le nostre decisioni. L'app Immuni, qualunque scelta si farà, non è soltanto un aspetto tecnologico, ci sono tanti, tanti elementi in ballo. C'è senza dubbio la salute pubblica, c'è la privacy del cittadino,
c'è la libertà del cittadino, che in questo caso in qualche modo va contro la privacy, cioè nel senso io ti rilascio la privacy per essere libero di muovermi, no? Questo è un aspetto anche interessante, e poi c'è l'efficacia, cioè, quindi sono, diciamo, è un rombo dove dobbiamo trovare la combinazione migliore, qual è il punto migliore di soluzione per questo. Non possiamo pensare soltanto a un'app, perché un'app ti dà una parte del problema. Io da tanto tempo lo sto dicendo, l'elemento fondamentale, l'unica cosa che abbiamo capito è che bisogna fare tamponi a tappeto. Il successo dell'app sudcoreana non è dovuto all'app, è dovuto al fatto che hanno cominciato in tempi molto ravvicinati rispetto all'infezione a fare tamponi a tappeto, perché altrimenti dove possiamo rilevare il fatto che un cittadino possa essere o no infetto. Quindi il problema è un po' più generale. Si può fare un'app quando c'è una capacità paese di fare centinaia di migliaia di tamponi al giorno. Il Veneto ho sentito che ha raggiunto i 9.000. Ecco, una regione, se ha raggiunto i 9.000, senza dubbio 100.000 al giorno è possibile. Ma questo è il primo elemento. Poi c'è un altro elemento anche psicologico, cioè abbiamo 2.000 infetti al giorno, ipotizzando che queste persone abbiano contattato in maniera, diciamo, Bluetooth 20 persone, abbiamo qualcosa tipo 40.000 persone che vengono informate di essere state in prossimità di un infetto. Che cosa facciamo a queste 40.000 persone al giorno? Le chiudiamo in casa? Gli facciamo il tampone che meriterebbero soltanto perché si sono scaricate l'app? Altrimenti, se non pensiamo a questo, l'app non serve a nulla purtroppo e le persone non la scaricheranno. Quindi bisogna pensare a tutta la conseguenza, diciamo, in qualche modo, a tutto il percorso. Quindi nel momento in cui il paese è pronto per fare tantissimi tamponi, teniamo conto che in molte regioni non lo fanno, non riescono a farlo neanche ai sintomatici, questa è la realtà, come sai bene. Quindi, quando siamo pronti per questo, l'app servirà, altrimenti non servirà, e allora se non c'è efficacia, le persone non ci credono, la scaricheranno in pochi e poi tutte le conseguenze. E non voglio neanche toccare il problema privacy, il problema tecnologico del Bluetooth. Allora, tocchiamolo, va bene. Tocchiamo. Allora, io farei, siccome è la notizia un po' del giorno, no? L'Italia ha scelto la soluzione basata appunto non sui dati di geolocalizzazione, ma sul Bluetooth. Il Bluetooth, per chi non lo sa, è il modo in cui i device comunicano tra loro e quindi, diciamo così, non viene identificata la persona e il luogo dove si trova, ma soltanto la relazione di prossimità tra uno smartphone e quello di altre persone. Con l'aggiunta all'app Immuni di una base di supporto data dal sistema operativo che Google e Apple cambieranno nei telefoni che supportano i sistemi operativi iOS e Android, quindi non tutti, non una parte dei Huawei, ma solo i telefoni Apple e Samsung, correggimi se sbaglio. Questo sistema consentirà una maggiore informazione e capacità di comunicazione anche tra sistemi operativi diversi, che sono quelli identificati come più diffusi. Quindi l'app Immuni, senza, come è accaduto e sta accadendo anche in altri paesi, senza questo apporto che daranno Google e Apple scaricando e inserendo questa modalità di aggiornamento nei sistemi operativi, non funzionerebbero. Proprio così. Ora, ecco. Per generosa concessione di... Per generosa concessione di... Io ho scritto un articolo sulla Stampa insieme a Paolo Benanti, che è un teologo della Pontificia Accademia della Vita che si occupa di temi etici ed è anche un robusto ingegnere, in cui, diciamo così, la tesi era che anche se loro adesso promettono che non conserveranno questi dati, che non li utilizzeranno e che tutto verrà cancellato alla fine
diciamo così, della pandemia, così come verranno cancellati i dati dell'app Immuni, in realtà questo sistema operativo gli offre la potenzialità di avere l'ultimo miglio che gli manca, cioè già posseggono tutti i nostri dati, adesso quello che gli mancava, cioè la relazione di prossimità fisica, diciamo così, ha un suo potenziale di essere un giorno in futuro, magari con un termine e condizioni nuovi che ci troveremo tra 3 anni ad accettare inconsapevolmente, ottenendo qualche vantaggio, avere anche quest'ultimo miglio che è la prossimità. Ma in questo momento, benvenuta, questa occasione che ci offrono, si mettono in mezzo di fatto tra cittadini e governi delle loro nazioni con una sottile infrastruttura tale che gli consentirebbe, se fossero malevoli, di abbinare, diciamo così, queste relazioni ai dati che già posseggono e di conoscere le nostre identità laddove i governi non le conoscono, il che è abbastanza indicativo della modalità in cui viviamo con questi grandi sistemi Di chi comanda di comunicazione. veramente? Esatto. Cioè potrebbero potenzialmente avere delle informazioni che i governi non hanno su di noi, compreso se siamo malati o no. Però potenzialmente, perché hanno promesso, giurato, il codice è aperto, è leggibile, quindi non lo faranno, ma conserveranno di base questa infrastruttura. L'Inghilterra ha fatto la scelta diametralmente opposta esattamente oggi, cioè l'NHS, Sistema Sanitario Nazionale, ha scelto di fare un altro tipo di app che invece centralizza i dati, se ne frega della privacy, lo Stato vuole sapere, o perlomeno il sistema sanitario vuole sapere chi è malato e chi no, e ha previsto, correggimi se sbaglio perché io non so se ho capito perché oggi non ho avuto il tempo di studiarla troppo, ha previsto che il cittadino verrà avvisato prima di recarsi in un posto dove c'è un positivo e quindi rendendo così efficace l'applicazione a dispetto della privacy di cui però se ne fregano, anche perché c'è la possibilità in questo modo, collezionando i dati, di trasmettere ai posteri una conoscenza che potrebbe essere utile solo se si raccolgono, anonimizzano e trasmettono e lavorano e si strutturano i dati. Sono due scelte opposte. Tu cosa ne pensi di una e dell'altra? E se ho fatto qualche errore, correggimi. No, è tutta una questione di fiducia nello Stato. Allora, per essere veramente efficace, diciamoci la verità, per essere veramente efficace il cittadino si deve fidare dello Stato, l'app deve essere obbligatoria per un tempo limitato, centralizzata va benissimo per essere veramente efficace, ma questo elemento contrasta con tutta una serie di altri diritti a cui noi teniamo moltissimo. E quindi è un elemento anche di forza di un paese di dire si fa così per 6 mesi perché questo è quello che serve veramente. E anch'io l'avevo detto, cioè se l'app è facoltativa e non c'è una campagna di tamponi, francamente non sarà efficace. Nei quattro elementi che dobbiamo valutare, l'efficacia è molto molto bassa. Questo che fa l'Inghilterra ha un'efficacia molto alta, chiaramente violando per un certo periodo di tempo la privacy dei cittadini, perché si fa così? Perché i cittadini si possono fidare e penso che lo accetteranno con molti meno problemi rispetto al nostro. Noi abbiamo, diciamo, vari aspetti di problemi. Uno, la non chiarezza in cui, no, in cui si dice prima si privacy, poi centralizzata, poi distribuita. Questo è stato già un elemento di scarsa fiducia dei cittadini che hanno seguito questa problematica. Quindi, se dovessi scegliere, se io fossi, come dire, al governo, io sceglierei la soluzione inglese, assolutamente, per un periodo chiaro, limitato. Con i dati a disposizione del governo per queste finalità, di cui mi fido che li cancellerà. Mi posso fidare di Apple, di Google? Era come il discorso Huawei, o ti fidi, possono loro giocare sporco? Sì, lo faranno? Non so, francamente non lo so, voglio fidarmi anch'io, anche perché non abbiamo vere alternative. È più importante che i dati siano in Google e in Apple o che siano al nostro Stato?
insomma, sono tanti, tanti elementi. Quello che vorrei... Però i dati che su... vanno a Google ed Apple adesso? No, in Inghilterra... Comunque, attenzione, il Bluetooth è uno degli elementi, loro usano, ormai ci geolocalizzano da quando abbiamo il telefonino, quindi non è che cosa, insomma, chi usa Google Maps... La relazione di prossimità fisica però gli manca. Perché se io sono in una certa posizione per tanto tempo e tu sei in quella posizione per tanto tempo, siamo stati... Ti può associare lo stesso, l'importante è la volontà di farlo, quindi la geolocalizzazione per certi aspetti è anche più precisa, poi al chiuso potrebbe essere meno precisa, ma loro la geolocalizzazione... Alla geolocalizzazione concediamo non soltanto per farlo per cose fondamentali come Google Maps o Apple Maps o altre cose, lo facciamo anche per delle app completamente inutili. Allora, torniamo alle due tipi di tecnologia. Si è detto che il Bluetooth, oltre che a proteggere la privacy, dal punto di vista della cyber security, potesse essere però più hackerabile, mentre in genere abbiamo sempre sentito che sono le centralizzazioni che sono più problematiche perché attaccabili e non i sistemi decentralizzati. Qual è la verità? Dipende, allora, come sempre dipende. Il Bluetooth è uno dei protocolli in cima alla lista delle vulnerabilità, senza dubbio, ha tantissime vulnerabilità. D'altro canto, l'obiettivo qual è? Di un centralizzato. Attaccare un centralizzato è un cavò, quindi ha tantissimi dati e quindi c'è molto interesse nell'attaccare e rubare i dati di un cavò. Notizia dell'altro giorno, 500.000 account di Zoom sono stati rubati e sono già in vendita nel dark web. Quindi perché? Perché dove ci sono tanti dati, tanti soldi che sono dati, quello diventa un elemento di interesse. Il Bluetooth è sì vulnerabile, però non mi preoccuperei, ecco, non penso che sia quella la maggiore preoccupazione di oggi, possiamo anche preoccuparci di altri aspetti, dobbiamo avere il Bluetooth e l'app sempre attivi, il telefonino, la batteria del telefonino durerà la metà giornata o anche meno, perché ci sono tanti altri aspetti, il problema del Bluetooth molte volte è che non viene settato per chiedere di volta in volta l'autorizzazione a collegarsi. Per default ti puoi collegare, quindi non è soltanto un problema di hackeraggio del protocollo, ma molte volte nell'uso del protocollo. Quindi se tu non setti il fatto che il Bluetooth, per chi si vuole agganciare al Bluetooth, ti deve chiedere il permesso, entra nel tuo telefonino, ma normalmente, ecco, questo è un altro aspetto dove di nuovo diventa centrale la persona, no? La persona che sappia utilizzare, non basta soltanto diffondere tanta tecnologia di digitalizzazione se poi le persone non lo sanno usare bene, in minima sicurezza, quella che viene chiamata igiene digitale. Allora, passiamo alle domande di Instagram, cioè anche dei tuoi studenti. Tema IMSS, come è possibile che vengano costruiti dei siti così fragili? Allora, IMSS ha due elementi, pesanti. Uno è quello che l'IMSS, dopo Sogei, era considerato uno dei sistemi informatici migliori in Italia. E magari nel frattempo è diventato obsoleto, ma di nuovo c'è un problema di gestione. Se tu fai passare la notizia che diventa un click day, il primo che arriva prende i soldi e chi non arriva non prende i soldi e non distribuisci in una settimana queste richieste, francamente c'è un problema non tecnologico di gestione. Cosa ancora peggiore è quella che in qualche modo anche Andrea Pontemoli dice sempre, l'alibi, gli italiani cercano sempre l'alibi. Dio mio, assumiti la responsabilità di dire che c'è stato un errore, perché la cosa che più mi ha dato fastidio, che in certe comunità ha veramente dato fastidio, è quello di dire non siamo stati noi, sono stati gli hacker, no? Il cattivone dall'esterno, ma che è falsissimo e poi si è dimostrato. Ecco, quella mi è sembrata la cosa anche peggiore di una incapacità di saper gestire milioni di richieste che erano preventivabili. E non c'entra la tecnologia, c'entra la capacità di gestione, managerialità. Allora, altra domanda.
Tecnologia, sua applicazione e poi la fantasia. Dalle sue parole i consigli per un'ipotetica task force tech che guiderebbe la ripresa italiana. Cos'altro vorrebbe consigliare? Sì, io cerco idee, io vorrei cercare idee e soprattutto poi non c'è soltanto la capacità di avere idee, ma soprattutto di metterle a terra. No, come diceva Edison, un per cento è idea, il inspiration, 90% è perspiration, quindi non è facile soltanto avere idee, bisogna saperle mettere a terra. Purtroppo noi siamo molto bravi nell'inspiration, siamo meno bravi nella mettere a terra, e quindi vorrei veramente quelli grandi che poi possono trainare le medie e le piccole per cercare di mettere a terra alcune di queste idee. Non può essere soltanto la PMI che ce la fa, ci vuole qualcosa di più solido, qualcosa anche di finanziariamente più solido che faccia un progetto a 5-10 anni, perché il problema non è soltanto il blocco, il problema sarà nella ripartenza. Chi non riparte con tecnologie digitali avanzate esce dal mercato, qua si sta parlando di uscire dal mercato. I nostri competitor ricevono soldi, ma ricevono soldi anche per dedicarli all'innovazione. Questa è un'altra idea che darei, cioè non può essere soltanto ti do dei soldi per continuare a fare quello che fai, perché c'è un aspetto a cui ho pensato. Qual è la cosa più difficile dell'innovazione e della sicurezza? Cambiare il comportamento delle persone. Le persone siamo evoluti per essere stabili, per non cambiare mai, per cercare di risparmiare energie e non cambiare. Quindi un manager che vuole cambiare, e vuole cambiare perché vuole fare innovazione, perché vuole fare sicurezza, si trova contro la propria azienda perché l'azienda non vuole cambiare. E quindi questo è proprio, come dire, questa forza che serve per dover cambiare, cioè sia nella parte innovativa sia nella parte di cyber security. E questo aspetto, in qualche modo, adesso questa situazione pandemica ci consente di cambiare. Oggi i manager, i grandi manager, hanno un'opportunità che non hanno mai avuto nel passato e che probabilmente non avranno più nel futuro. La possibilità che tutte le persone, pur di lavorare, accetteranno qualsiasi cambiamento. Lo dico in maniera anche in qualche modo forte. Ecco, bisogna approfittare di questa cosa, cioè questo che viene chiamato smart working, e che smart working non è, perché è un banale telelavoro. Cerchiamo di fare qual è la differenza tra telelavoro e smart working. Telelavoro è fare le stesse cose che facevi prima, invece di essere seduto in ufficio, essere seduto a casa. Questo è telelavoro. Smart working è ripensare i processi, ma visto che tutti quanti siamo collegati, visto che abbiamo uno o più dispositivi, che cosa possiamo fare diversamente? Di nuovo tornano le idee. Tecnologicamente l'abbiamo accettato, lo facciamo. Abbiamo accettato anche la possibilità del cambiamento, cosa più difficile delle tecnologie. Bene, che cosa ci facciamo? Che cosa significa fare smart working per ogni azienda? E non c'è una regola per tutti. Non ci sono due aziende uguali. Io in tanti anni non ho mai visto due aziende uguali. Ciascuno ha le sue priorità, ciascuno ha i suoi obiettivi, ciascuno ha i suoi clienti. Quindi ciascuna azienda deve essere aiutata per capire e deve chiedersi in questo momento: ma che cosa ci possiamo fare con queste tecnologie, col fatto che tutti i lavoratori sanno utilizzare le conference call, email, piuttosto che condivisione dei documenti. Ecco, non è che puoi dare una risposta generale per tutti, ciascuno deve capire dentro di sé, usando le idee, perché quello che serve oggi sono idee e poi, come vi dicevo, metterle a terra. Un'altra domanda: come si potrebbe fare per garantire qualità nel software delle istituzioni pubbliche? Beh, allora, questa è una domanda molto interessante, perché è un mio vecchio pallino, non so chi l'ha fatta, magari mi conosce. Allora, le amministrazioni pubbliche gestiscono tantissimo, tantissimo denaro, miliardi di euro per creare del software e delle piattaforme. Loro, dal mio punto di vista, hanno finora perso un'occasione per fare, diciamo, software di qualità. Se tu non lo pretendi come cliente del software di qualità, il fornitore non è, come dire, non è come Paolo Benanti, un francescano che te lo fa a proprio spesa, no? Lo fa se gli viene richiesto, quindi se gli viene richiesto e ci sono centinaia di milioni in ballo, vedrete che le cose
si fanno. E allora nel momento in cui si fanno, nel momento in cui la pubblica amministrazione traina questa cultura di fare le cose fatte bene, vedrete che nascono anche corsi, persone esperte, certificazioni e quindi si diffonde una cultura dove la sicurezza del software, che è l'elemento fondamentale, ovvero l'insicurezza del software ci consente di fare tutti questi attacchi, che può cambiare e le cose dovranno cambiare, lo dico sempre più spesso alle aziende, guardate che buttare nel mercato prodotti che sono insicuri, fino ad ora vi è andata bene, perché il cittadino tra un prodotto sicuro che costa 10 e un prodotto insicuro che costa 7 compra il prodotto 7, ma ci sono degli ambiti, in particolare quello industriale, dove ci siamo resi conto che la resilienza, la continuità operativa, queste aziende manifatturiere del nostro territorio non possono fermarsi mai e non possono fermarsi anche perché ci sono degli attacchi. Ecco, loro pretenderanno questa qualità del software. Il mondo automotive ha preteso nel giro di 3 anni che tutti i prodotti nuovi, delle nuove automobili che sono sempre più informatizzate e con l'elettronica, siano certificate, siano sviluppate in maniera sicura. Guardate che 3 anni per il mondo automotive è drammatico, perché loro ci mettono almeno 5 anni per pianificare un nuovo modello. Quindi farlo in 3 anni significa un'accelerazione terribile per loro, eppure benefica, di cui tutti beneficeranno. Ma chi vuole un'automobile che possa uccidere le persone? Ma voi lo sapete che anche tutta la parte, vogliamo parlare di tutta la parte di smart health, tutta la parte di sanità? Dove hanno dovuto ritirare dal mercato. Infatti, una delle domande è proprio questa: lo smart working può creare problemi per la sicurezza dei dati aziendali? Quanto? 5% in più, lo misuro in 5% in più. Questo è un altro aspetto di cui ho avuto già modo di parlare. In qualche modo, che cosa è diventato interessante? Oddio, i miei dipendenti sono a casa, quindi i miei dati non sono sicuri. Che cosa staranno facendo i miei dipendenti? Che strumenti utilizzano i miei dipendenti? Dove mettono i loro dati? Ecco, queste domande le aziende se le dovevano porre anche 10 anni fa, quando lo stesso dipendente lavorava in ufficio. Il 95% degli attacchi informatici passa attraverso i dipendenti, anche se sono in ufficio, quindi la presenza fisica in ufficio ci protegge solo dal 5% degli attacchi informatici, solo che prima non ce ne rendevamo conto, il fatto di essere in un edificio protetti da delle mura, con delle cose, ci faceva considerare sicuri, o faceva credere che i nostri dipendenti erano sicuri. Adesso finalmente i manager si sono preoccupati del fatto che i loro dipendenti non potrebbero non essere un veicolo di insicurezza. Benvenuti, era così anche prima, finalmente ve ne siete resi conto. Ritorniamo. Sì, prima eravamo 10 anni fa, eravamo sempre i soliti 4 gatti ai convegni, dove succedevano queste cose, non ci ascoltava nessuno. No, anzi, allora, ci dicevamo le stesse cose a persone che non avevano convinto. Frustrante. Domanda di Alfredo Montanari della Bologna Business School: come cambia a tuo avviso il ruolo del manager in conseguenza del Covid? Allora, ne parlo soltanto per un aspetto, che è quello di cyber security e un po' quello di innovazione digitale. È quello che dicevo prima: il manager ha un momento storico fondamentale, può cambiare le cose e tutta la sicurezza informatica, mea culpa, per troppi anni l'abbiamo considerata un problema prevalentemente tecnologico. Compro un nuovo apparato e sono sicuro. Purtroppo non è così, non esistono questi tipi di sicurezza. Va bene, allora andiamo a vedere le altre domande. Quanto è importante dotarsi di una buona soluzione endpoint protection, qua andiamo nel professionale, e cosa ne pensa delle aziende che si affidano a Windows Defender? A me pare una domanda molto specifica, forse troppo. Sì, allora di nuovo cerchiamo di spiegare la domanda, perché non è chiaro. No, cerchiamo di mettere le cose, allora, di tecnologie per la sicurezza ce ne saranno almeno una trentina. Non possono essere utilizzate tutte per tutti.
Quindi io, perché in qualche modo siamo in una Bologna Business School? Perché siamo in una business, perché un professore di ingegneria informatica che fa sicurezza con piacere sta in una Bologna Business School? Perché e non sta soltanto in una facoltà di ingegneria? Perché con la facoltà di ingegneria, con tutti questi strumenti, Endpoint Defender, Windows, piuttosto che mille altri, si arriva fino a un certo punto, ma se poi le persone o i manager non sono coinvolti e non ci credono e non si cambiano comportamenti, puoi usare tutti gli endpoint protection che vuoi, ma poi sarai sempre tu a cliccare, devi usare sempre il cervello per non cliccare su certe cose o per non essere agganciato da una truffa o per in qualche modo saper provvedere, per sapere cosa fare nel momento in cui succede un incidente. Quindi si parla prevalentemente di regole, procedure. Le tecnologie vengono dopo. Abbiamo sbagliato per troppi anni a mettere le tecnologie prima delle decisioni, perché anche era facile così, no? Comprare è facile in qualche modo se hai soldi. Cambiare i processi è molto, molto più difficile. E i top manager, se hanno una colpa, è stata quella di non voler essere coinvolti. Un'ultima domanda: le persone esperte ci sono, ma vanno a lavorare all'estero, soprattutto nell'informatica. Che ne pensa della fuga di cervelli? Signori, il mercato è questo. L'Emilia Romagna ha una fortuna rispetto ad altre regioni, forse anche la Lombardia, non lo so. L'Emilia Romagna sicuramente, i ragazzi vogliono rimanere qui, loro accettano di essere pagati meno rispetto ai loro colleghi francesi, inglesi, olandesi e accettano di stare qui, però bisogna dargli delle opportunità e opportunità ce ne sono e ce ne sono tantissime, quindi c'è anche un problema di collegamento tra domanda e offerta. E attenzione, non è soltanto, si parla sempre vengono pagati poco, vero, vengono pagati poco, non c'è una vera legge di mercato, chi vale poco viene pagato poco, chi vale tanto viene pagato uguale, questo è un problema però più generale, ma quello che molti ragazzi mi dicono è il mio capo non capisce niente, il mio capo non mi sa valorizzare. Allora bisogna lavorare su due orizzonti temporali. Un orizzonte temporale immediato, che è quello di rendere i manager competenti, non nel saper utilizzare lo strumento, ma nel saper valorizzare cosa importante a livello di sicurezza e a livello di innovazione per la propria azienda. E poi saper individuare delle persone che possono in qualche modo tenere dietro a questi obiettivi. I ragazzi se ne vanno prevalentemente perché non sono valorizzati bene. Poi certo c'è anche un elemento di stipendio, ma vi assicuro che la qualità della vita, almeno ripeto in Emilia Romagna, viene considerata al di sopra di uno stipendio più alto. Bene, io ti ringrazio per questa conversazione e adesso poi ci ha incuriosito perché ci hai detto che l'opinione sull'app cambierà ogni giorno, quindi vorremmo risentirti ogni giorno per sapere qual è, diciamo, l'aggiornamento sia nell'utilizzo dell'app che nella tua opinione. Sì, magari, bene, magari ci sentiamo ogni giorno per parlare anche di cose più divertenti, perché l'app veramente a me mi ha già scocciato. D'accordo, grazie. Saluti tante a tutti. Grazie a te. Saluti a tutti, grazie. Grazie.